adesso lui doveva filmare, adesso la situazione lavora tanto e dire ma fine che non esiste, ma in effetti sta dicendo una cosa talmente no, ma io comunque è vero, io siccome dalle esperienze che sto, piccole esperienze che sto mandando nella scuola di questo servizio, e mi sto appassionando molto alla pittura. E che a me piace molto il colore, esprime un sentimento, no? Quindi, anche io apprezzo in lei questa sua capacità. Questa capacità di accostare i colori in modo armonioso. Però io, se ti posso rispondere, come dicevo poc'anzi, il colore è il soggetto che esprime l'atto, diciamo, vero della composizione. Non mi spiego meglio. Se tu devi rappresentare, diciamo, un atto normale, tranquillo, devi adoperare i colori, i pastelli. Se tu vuoi rappresentare un dramma, è inutile che mi parli di pastelli, perché il dramma non esprime proprio niente. Ecco perché poi tu sei costretto, dovuto, in base alla composizione che fai, scegliere i colori che poi devono parlare per te. Perché tu una volta messi, perché si sa che la pittura è un'alchimia, sono tu pezzi, spremi lì, quello fai a rame, quello qua, e non è che poi tu pezzi esiste a rame, non esiste. Il rame lo devi creare tu, cioè. Vuoi cavare l'oro? Infatti ho fatto un ritratto del parroco da Maseno e mi ero dimenticato la fede. Ma guarda, strano, dice, il ritratto Lino è bellissimo, però hai dimenticato qualcosa, io dico, che l'ho dimenticato qua? Hai dimenticato la fede. Oddio, la fede, l'oro è difficile di produrre. Alla fine ho detto a mia moglie, mettiti la fede subito, ho fatto mettere la fede, che poi dopo te lo faccio vedere. E quando l'ho fatto l'ho detto a Donito, sei contento? Sì, perché è veramente oro quello che hai fatto tu. Perché noi sappiamo, abbiamo questo problema dell'acciaio, alluminio, rame, oro, e quindi crea un po' questa alchimia di questi colori che tu, insomma, più o meno, e dici. E quella è la parte, secondo me, più difficile. Prima quella, l'alchimia del colore, e poi, secondo me, la parte più difficile è l'anatomia. Sono le famose dita, i famosi piedi, ce ne abbiamo due, meno male ce ne abbiamo due. Metti che saranno quattro, non finisci mai da quello. E poi, se tu hai deciso di esprimere un tema chiaro, come questo qua, che stavamo spiegando prima, quando dice voglio fare un tema sul cervello, il cervello è un organo complesso, non disegno niente, è l'organo principale, diciamo più importante di noi, no? Ti si rompe il cervello, non fai più niente. E quindi qui nasce il bisogno della conservazione, come diciamo conservare questo organo così prezioso, che dobbiamo fare per conservarlo? Dobbiamo stare attenti al suo cervello. E quando tu crei diciamo una composizione del genere e stai trattando il cervello, il titolo ha già scelto il cervello, le cerveau in francese, nasce il dilemma come mi devo comportare qua, perché non è facile dire semplicemente voglio fare il cervello. Però dopo devi fare una tematica che sotto sotto, nel complesso della dinamica, devi esprimere quello che tu stai dicendo. È sottile, e non sbaglio, è talmente pure sottile che sta vicino a quello che stai facendo. Lo sbaglio è un passo, E allora nasce il primo grafico, vai a vedere qual è l'elemento che potrebbe sembrare il cervello, e subito il passo alla noce. La noce, secondo me, era quello che esprimeva di più, perché dopo l'ho rigirato di qua di là e mi sembrava il cervello veramente. Poi vado a vedere dentro e trovo la noce ancora di più. La noce, praticamente, è proprio il cervello esatto che portiamo noi. Allora, evidentemente, certo che la noce nasce per essere rotta e mangiata. È dura, visto che dentro la noce. Il cervello pure sta dentro una scatola, bella chiusa, e prima che la rompi ci vuole. Allora io dico, voglio fare il cervello, va bene, comincio con la noce, poi faccio rompere un pezzo, eccolo qua, manca qui, lo faccio cadere a terra, questo è dato per darti la lettura del quadro, no? E ci si fa posare un insetto, in questo caso ci si posa la farfalla.
La farfalla vado a leggere, perché non è a caso, vado a leggere che è un insetto bellissimo, uno dei più belli della natura, però per un destino atroce vive poco. E allora che faccio io? Gli do la voce, come se io volessi che la farfalla cominci a parlare con questo qua, che diventi veramente un dialogo a due. E il cervello comincia a dire al cervello, senti amico mio, io sto lì, tu mi stai a vedere, però domani non ci sarò più. Ma non per me, perché non è perché ho scelto io che domani non ci sarò più. E purtroppo è per questo destino atroce che io domani tu non mi vedi, perché sarò via, cioè la vita mia, lo sai, è effimera, dura poco, e quando me ne vado, inutile te lo dico, sono pure triste. Questa è la parola che gli toglie al cervello. E lui continua, lei continua, se vuoi un consiglio, gli dice, non fare, tu il destino non è come il mio, tu c'hai un destino diverso. Tu se stai attento potresti vivere, non so, 50, 80, 100, non lo sappiamo. Però ha una vita indefinita, non si sa bene, però sta a te a conservare, questo è sempre il dialogo tra lei e lui, sta a te a vedere che puoi fare. Anche. Allora ti do un avvertimento, dice la farfalla, e il cervello, è curioso questa cosa, il cervello dice, vabbè, dimmelo un po', senti, quando viaggi la notte, primo, non andare veloci, perché le strade non le vedi, soprattutto se è buio e soprattutto se piove. Oh, poi non fare abuso di alcol, gli dice il cervello, e gli dice la farfalla, e non fare abuso di droghe, perché altrimenti questo cervello lo distrugge e te ne vai per demerito tuo. Io me ne vado perché è il destino mio, però tu se non fai quello che ti dico hai pure tu vita corta, gli dice la farfalla. Vedi che dialogo, intreccio di dialogo. E questo avviene solo, semplicemente perché ho avuto l'idea di mettere la farfalla su quel pezzetto di noce che si è rotto. E l'ho dato voce. Che ti sembra? No. Oh. E poi se la vogliamo proprio farla, diciamo, più completa, dobbiamo andare a dare fastidio, se vogliamo, Mogol. Mogol che dà voce a Battisti e gli dice, senti, sai che è successo? È successo che un amico mio con la macchina, sai che ha fatto? Scendeva a precipizio una strada buia e ha spento i fari. E perché la spenti? Perché era curioso come si muore. Voglio vedere se poi è così difficile morire. Incredibile, io quando racconto queste cose ancora mi emoziono adesso. Una bella impressione, bella, profonda. Bella, veramente. Sì, per quanto riguarda questa descrizione, se hai notato, mi sei fatto un po' mi sei notato un po' la gola, l'hai notato? Mm-hmm. Mi sono un po' emozionato, guarda, ma è una cosa proprio strana questa qua. Ogni volta che mi capita di parlare del suo cervello mi succede sempre la stessa cosa. E soprattutto quando vai a scomodare, quando vado a scomodare il mio corpo. Veramente incredibile, insomma, guarda che succedono degli effetti, delle cose strane, vero? Anche se mi sento di parlarne, così. Questo quando è stato presentato alla prima mostra a Bruxelles.